Un attacco frontale alla carnevalesca e all'amministrazione comunale sulla gestione del carnevale a Fano, quello mosso dall'Associazione Maestri Carristi e dagli operatori, questa mattina in una conferenza stampa alla quale si sono presentati tutti i compatti, fatta eccezione per l'associazione Gomma Piuma per Caso, che all'ultimo ha dato forfè, dissociandosi così da questo fronte comune degli operatori, forse per il fatto che 5 di loro sono nel consiglio della carnevalesca. Sono diverse le criticità che tolgono il sonno ai carristi, non ultimo il fatto che devono ricevere l'ultima tranche di 20.000 euro per il saldo del 2015 e con l'IVA da versare fra poco potrebbe essere una situazione davvero imbarazzante. Il primo a prendere la parola è il maestro Ruben Mariotti, che ha il compito di togliersi subito qualche sassolino dalla scarpa e fare la parte critica. Si sono verificati degli accadimenti che proprio non capiamo, dice. Il primo, il fatto di non essere stati assolutamente contattati dalla carnevalesca per la missione all'Expo ed essendo noi quelli che praticamente materialmente fanno i carri del carnevale, non capiamo il perché di questa esclusione. Il carnevale estivo, noi eravamo gli unici ad averlo ed ora che noi non lo facciamo, i nostri competitor principali, Viareggio, Putignano e Acireale, lo sfoderano. E per la gente il carro è il carnevale, lo dice una ricerca commissionata proprio dalla carnevalesca. Ci rifacciamo ad un sondaggio molto importante che l'ente carnevalesca ha commissionato ad un'agenzia specializzata, dalla quale risulta in modo, appunto, come dicevo prima, scientifico, che la gente che viene al carnevale di Fano viene fondamentalmente per vedere i carri del carnevale, quindi siamo noi che costruiamo i carri del carnevale e in questo, diciamo, siamo il centro, siamo l'anima, siamo il motore del carnevale. Ma la diatriba sull'esclusione da tutti i tavoli non riguarda solo questa presidenza della carnevalesca, è dal 2000 ad oggi che è sempre stato così, in 15 anni nulla è cambiato, non siamo mai stati nella stanza dei bottoni, aggiunge Giovanni Sorcinelli dell'associazione Pantagruel. Vogliamo sapere, dice, qual è l'idea di carnevale che si ha in questa città, perché a nostro avviso il futuro del carnevale, così com'è, è a rischio. Ribadiamo la necessità di creare un tavolo di concertazione fra i soggetti che sono i soggetti principali per il carnevale, cioè il comune che poi alla fine contribuisce con un impegno importante, e ribadiamo, sono soldi pubblici questi, l'ente carnevalesca che organizza, che però è un soggetto privato, e noi operatori. Ed è ora che la cittadinanza sappia, aggiunge Sorcinelli, che per i capannoni dei carri siamo stati noi a versare lacrime e sangue per averli e poi altri si sono presi il merito. E anche una presenza stabile come testimonianza di una città del carnevale sarebbe Duopo, insomma, un museo, qualcosa che lo ricordasse permanentemente. Ah, questo assoluto. Dunque, i cantieri del carnevale, che ancora continuano ad essere anonimi e ricordiamo essere ancora uno stralcio di un progetto complessivo molto più articolato, ecco, quel progetto che ricordiamo, magari i fanesi, i concittadini non lo sapevano, chi lo sapeva se ne è dimenticato, quel progetto viene dagli operatori carristi, è stato presentato, proposto, ci abbiamo fatto delle battaglie incredibili per avere quei cantieri. Ecco, quel progetto prevede che con il completamento si abbia anche un museo del carnevale, perché il museo deve stare vicino dove si producono le cose, gli oggetti, e può essere davvero anche quello un motore per visite, per incontri, perché abbiamo qualcosa che altri non hanno.